chiamo Monica, sono brasiliana e sono qua in Italia da 8 anni. Ho iniziato a giocare a calcio con 10 anni, sempre per colpa del mio fratello, perché lui è un giocatore, no? Quindi accompagnavo lui, da lì è arrivata una passione. Il mio fratello ha iniziato col futsal, però lui adesso gioca a calcio 11, però ha giocato anche in Europa, ha giocato in Russia, in Spagna, Bulgaria, Portogallo, e quindi è il mio idolo. Quindi in Brasile noi da quando hai 5 anni trovi le scuole calcio per i bambini, no? Quindi qua secondo me devono fare un progetto per i bambini con il futsal, però sta crescendo tanto. Il fatto che il calcio a 5 sono i movimenti più rapidi, veloci, poi hai tanti cambi, a calcio a 11 già è un gioco più, no? Non sono tre cambi, quindi magari non giochi neanche, però a me piace tanto il futsal. Quando dico cosa fai? Gioco a calcio a 5, la prima è ma non sapevo neanche che le donne giocavano a calcio, no? Però sempre le persone dicono cavolo, vengo a vedere, no? Di qua e di là. Però è sempre positiva, no? Però sono sorprese sempre. Sì, per il fatto che giochiamo a palloni per strada, questa è la cosa più... Pure le bambine, no? Giocano a calcio per strada. Io, il mio esempio è che mio fratello giocava con i suoi amici, mancavano in porta e mi dicevano vai te in porta. E da lì ho iniziato. Però il Brasile vive il calcio, quindi è l'unica passione per le persone, perché non abbiamo tante, non sono altre cose, quindi il calcio è... Il mio calcio, io sono una più da potente, no, io gioco in difesa, nel senso, vabbè, che a futsal tutti giochiamo, attacchiamo, difendiamo, però vabbè, dai, amore e un po' di passione, fantasia tutte insieme. Vabbè, però ci sono altre che sono più, no, nella nostra squadra, che fanno più fantasia, però sì.